Buongiorno a tutti, oggi riprendiamo con le vaccinazioni anti-Covid. Abbiamo completato i 100 vaccinati del V-Day del 27 dicembre e oggi abbiamo deciso di cominciare proprio il 1 gennaio per dare simbolicamente un augurio a tutti che questo 2021 sia migliore del 2020. Questo impegno dell'ospedale si coronerà di successo fra 2 mesi, quando completeremo la seconda dose del vaccino. A quel punto tutto il personale sarà stato vaccinato potrà lavorare in maniera del tutto sicura, appunto, all'interno dell'ospedale, sicura per se stessi, sicura per i pazienti che verranno visti e sicura anche per le famiglie dei nostri dipendenti. Noi vaccineremo tutti i nostri dipendenti, sia i sanitari, sia gli amministrativi, sia anche tutto il personale che presta servizio presso l'ospedale, anche delle ditte esterne, come ad esempio quelle delle pulizie o il personale delle cucine. L'obiettivo è quello di creare un ospedale libero da Covid e penso che ci riusciremo. Ovviamente c'è bisogno dell'impegno di tutti. L'impegno di tutti significa che tutti i dipendenti dovranno, se vorranno, aderire alla vaccinazione. Più alta sarà la percentuale di dipendenti e di personale vaccinato, più sicuro sarà l'ospedale. Quindi il mio invito è quello a tutti i dipendenti di vaccinarsi tutti quanti. E il mio augurio è che tutta l'Irpinia possa godere di questo ospedale che è così bello, così funzionante, e finalmente potrà essere, dopo la vaccinazione, un ospedale assolutamente sicuro. Auguro a tutti un ottimo 2021 e speriamo appunto che questo 2021 sia finalmente l'anno della svolta definitiva. Riprenderemo così tutte le attività che in qualche modo abbiamo dovuto rallentare, anche se questo ospedale non si è mai fermato. Però l'auspicio è che possiamo lavorare sempre meglio. Auguri a tutti, un buon 2021 e buona serenità a tutte le famiglie.